Sono tornate ad accendersi le luci di uno storico locale del centro Recanati con l'apertura prima di Natale dell'area bar e ristorante e da venerdì 26 gennaio anche della parte dedicata ai concerti con una serata inaugurale all'insegna della musica live con il concerto del cantante Romano Brusco ed un DJ set ad aprire e chiudere l'evento. Spazio 500, questo è il nuovo nome scelto per il locale, sarà un luogo capace di unire la tradizione della pizzeria e la raffinatezza del ristorante, con particolare attenzione dedicata al reparto lounge bar nel quale i clienti potranno godere le serate a tema che verranno organizzate potendo scegliere da un ricco menù di food and beverage il modo migliore per vivere questo spazio. Dopo la riapertura recente della vicina sala cinema Gigli, che è riuscita a far tornare a Recanati il piacere della grande visione, Spazio 500 aumenta dunque ulteriormente la proposta del Borgo Leopardiano per trascorrere piacevoli serate restituendo vita a questo spazio che nel corso degli anni ha ospitato tanti artisti italiani e internazionali, creando così una continuità nell'offerta per la città di Recanati e tutti i comuni limitrofi e non solo. Spazio 500 ha riaperto prima di Natale con un obiettivo preciso per Recanati. Sì, l'obiettivo è far sì che questo spazio, appunto Spazio 500, ritorni a essere un centro nevralgico per tutta la comunità, dal servizio di colazione al dopo cena con musica d'accompagnamento. Adesso step by step faremo tutto perché comunque è un locale impegnativo, un locale da sistemare e stiamo aggiustando il tiro su ogni cosa che facciamo perché vogliamo far bene tutto, laddove poi riusciremo a riattivare anche questo spazio già da settembre dell'anno prossimo per averlo funzionale tutte le sere e dare una bella realtà viva, nuova, con una visione diversa a Recanati. Un obiettivo che era quello di riaprire tutti gli spazi a disposizione che sono tanti in questi locali. Sì, piano piano se e quando riusciremo riattiveremo tutti gli spazi creando anche qualcosa di nascosto all'interno, qualche piccola sorpresa. Ovviamente ci prendiamo del tempo perché ovviamente è un locale impegnativo ma che c'è, abbiamo tutti un po' nel cuore, è un locale che ha un sacco di rimandi dall'ottantenne che frequentava il cantino ai ragazzi un po' più giovani, più o meno giovani come me, che frequentavano l'extra e quindi un sacco di bei ricordi e vogliamo far rivivere questo spazio a tutti. Intanto si inizia stasera con il concerto di Brusco. Sì, iniziamo questa sera con questo piccolo evento, relativamente piccolo anche perché poi Brusco è un nome abbastanza noto e con lui ha portato un amico, un certo Puritano, molto bravo, molto in gamba e ad accompagnare il nostro DJ set, fondamentalmente andrà a spezzare il nostro DJ set con la sua esibizione ma il nostro obiettivo è fare musica settimanalmente, blues, rock, tributi, DJ set, in maniera tale da dare continuità e uno spazio piacevole dove poter passare una serata. Il ritorno di Brusco a Recanati per la riapertura di un locale storico. Sì, guarda, vabbè, a parte che qui in zona suono tanto, mi fa piacere perché ero venuto qua penso almeno 12-13 anni fa, quando si chiamava Barfly. Extra forse all'epoca, perché ha cambiato diversi nomi. Mi sa che era quello ancora precedente. E così, ora quando sono entrato non mi sembrava proprio lo stesso posto, però la zona dei concerti, sì, ho riconosciuto il locale dove ero già stato. Un pubblico che ti ha sempre accolto con molto calore. Sì. Qui e nelle Marche comunque sì, Brusco è sempre accolto con molto calore. Sì, guarda, fortunatamente un po' tutta Italia, mi faccio voler bene, diciamo, però qua ho tanti amici perché sono tanti anni che vengo a fare concerti, quindi sia tra gli organizzatori che tra persone che mi seguivano prima come pubblico, poi negli anni ci siamo anche conosciuti. Capita soprattutto l'estate di incontrarli, insomma, sempre molto piacevole. Ora stai lavorando ad un nuovo progetto? Sì, diciamo che stiamo lavorando ad un bel po' di canzoni, penso che usciremo con qualche singolo in primavera e poi con l'album.
un album che arriva dopo alcuni anni di riflessione? No, ho fatto 2021-2022, ho pubblicato album, EP, un sacco di cose. L'anno scorso era giusto tipo non esagerare con le pubblicazioni, quindi ho fatto uscire solo, diciamo, una canzone per la celebrazione dei 30 anni di Villa da Poste, che è la band con cui ho iniziato tanti anni fa, 30 appunto, però stavo già lavorando al nuovo disco che uscirà quest'anno.